Buonasera e bentrovati nuovamente al nostro appuntamento con le anticipazioni del telegiornale. Ne approfittiamo anche per darvi delle notizie dell'ultima ora, perché Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Lo prevede il Ministero della Salute e il Ministro Speranza a breve firmerà questa ordinanza che farà passare anche la nostra regione dalla zona rossa alla zona arancione. Proprio nel giorno in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha emanato il nuovo DPCM in vigore proprio dalla giornata di oggi e per tutte le festività, compreso Natale, Capodanno fino all'Epifania. Ve ne daremo conto anche durante il nostro telegiornale con le principali norme che riporta proprio il decreto del governo. In primo piano il nostro telegiornale, come sempre, come ogni giorno, i contagi in Campania, in provincia di Salerno. C'è stato un aumento di contagi nel Salernitano, nel Vallo di Diano se ne registrano a Montesano, nel Golfo di Policastro a Santa Marina. Abbiamo anche il bollettino odierno dell'unità di crisi regionale della regione Campania, perché sono 1651 i positivi, i guariti oltre 2280. E oggi venerdì ha parlato anche il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha detto che la Campania sarà la prima regione che esce dal Covid. Per i ricoveri dei pazienti non abbiamo nessuna difficoltà, siamo sotto il 40% dell'occupazione dei posti letto previsti. Per le terapie intensive siamo scesi a un'occupazione da 160 a 180 dei ricoveri in terapia, le abbiamo raddoppiate e da febbraio, con una percentuale dell'occupazione del 26-27%, una situazione di ottima tenuta, ha detto Vincenzo De Luca. Tornando nel Vallo di Diano, a Sassano un lutto nel mondo del teatro, perché è morto Domenico Russo, tra i fondatori del gruppo teatrale Pasquale Petrizzo. Se ne va una persona per bene, così hanno detto i componenti dell'associazione teatrale di Sassano. Potrete ovviamente approfondire tutte queste notizie non solo all'interno del telegiornale, ma anche sul nostro sito internet italia2tv.it e sui canali social. E poi, tornando a parlare di Covid, la denuncia della UIL sulla premialità Covid delibera che dimentica la maggioranza degli operatori della sanità. In primo piano il nostro telegiornale anche l'emergenza maltempo nel sud del Salernitano, soprattutto nel Golfo di Policastro, con delle immagini straordinarie che arrivano proprio da quei territori, da Sapri e da Marina di Camerota in specifico. E poi gli aggiornamenti del nostro telegiornale anche da Salerno. Ha parlato la comandante dei Vigili del Fuoco dell'Iseo, che ricorda le celebrazioni, i festeggiamenti in onore della patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara. E poi saremo con le nostre telecamere anche ad Eboli, dove si è insediato il commissario prefettizio, l'ex questore di Napoli e Salerno, Antonio De Jesu, dopo le dimissioni del sindaco Carello per le note vicende dei mesi scorsi. E torneremo anche a parlare del Cilento di Orria e le misure cautelari revocate al sindaco della cittadina cilentana. È proprio tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento per il nostro telegiornale.